Buongiorno. L'ordine del giorno reca l'audizione informale del Collegio del Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Detenute o Private della Libertà Personale nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge Camera 552 Giachetti recante modifiche alla legge 26 luglio 75 numero 354 in materia di concessione della liberazione anticipata e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione. Ricordo in via preliminare che le audizioni saranno svolte consentendo la partecipazione in videoconferenza secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Avverto che le audizioni formali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Se non vi sono obiezioni, ne dispongo l'attivazione. Tenuto conto del tempo disponibile, dovendo tale audizione terminare entro le ore 11, pregherei i nostri ospiti di contenere l'intervento entro 20 minuti possibilmente complessivi per lasciare spazio all'eventuale formulazione di quesiti, cui seguirà la replica. Do quindi subito la parola al professor avvocato Maurizio Dettore, è presente anche il professor Mario Serio, rispettivamente dunque presidente e componente del Collegio del Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Detenute o Private della Libertà Personale. Faccio anche presente che il presidente ha fornito alla Commissione la documentazione, quindi penso l'abbiamo anche inviata, è già caricata, ecco, quindi, che verrà messa a disposizione dei commissari. Prego, professor Dettore, a lei la parola. Grazie Presidente. Il Collegio, sono presente io come Presidente, poi il professor Mario Serio, non è presente l'altro membro del Collegio per un impegno familiare improrogabile. La relazione, visti anche i tempi, è suddivisa in due parti fondamentali. È un allegato con 23 tabelle che riguardano tutta la situazione in un'analisi statistica e di un approfondimento di dati che riguardano l'attuale situazione carceraria e anche rilievi statistici utili all'approfondimento di eventuali misure in merito allo stesso provvedimento che è proposta di legge dell'onorevole Giachetti, che potrebbe essere o implementata o diversamente valutata anche in base a questi dati che alleghiamo. Quindi faccio una sintesi della relazione che è abbastanza corposa e si divide appunto in due parti, una prima su considerazioni di carattere generale anche in ordine alla costituzionalità e alla rilevanza pratica della normativa proposta dall'onorevole Giachetti e una seconda parte anche su appunto questi dati che possono essere utilizzati ai fini della previsione di altre soluzioni normative e qualche ulteriore soluzione normativa che potrebbe essere prospettabile. Quindi sulla proposta di legge atto Camera 552 possono essere appunto svolte alcune considerazioni preliminari. Già in parte molte audizioni hanno già individuato alcuni profili di criticità. In questa prima parte li affrontiamo anche noi, ma tenendo presenti anche gli aspetti che possono essere ritenuti positivi con riguardo all'applicazione della disciplina così come proposta. E gli effetti anche a breve di lungo periodo della pandemia Covid hanno determinato una serie di problematiche che sono state già affrontate in sede Covid con provvedimenti di carattere particolare. Le carenze attualmente di personale, di risorse dell'amministrazione penitenziaria, nonché degli uffici dei tribunali di sorveglianza e l'insufficienza di spazi e il sovraffollamento carcerario portano ad aggravare in maniera abbastanza evidente tutta la situazione del mondo carcerario. I profili più critici che secondo noi in questo momento emergono in questa considerazione di carattere generale. Ci sono, che noi abbiamo individuato anche nei primi approcci che abbiamo avuto nelle varie visite che abbiamo fatto nei vari istituti. La somministrazione di cure e di servizi sanitari, la capacità del sistema penitenziario di offrire una reale offerta trattamentale in linea con il fine costituzionale della pena imposto dall'articolo 27,3,
il delicato e complesso fenomeno dell'aumentato numero di suicidi in carcere dall'inizio dell'anno ad oggi 32, dei tentati suicidi dall'inizio dell'anno ad oggi 604, i dati che abbiamo allegato sono dati al 23 aprile 2024, di cui un notevolissimo numero, anche bisogna considerare, di questi tentati suicidi sono stati evitati dalla polizia penitenziaria e in genere, anche con riguardo ad una serie di eventi critici, anche dagli interventi degli operatori carcerari. Ci abbiamo anche un dato importante, quelli relativo all'autolesionismo, 3.890 casi di autolesionismo alla data del 23 aprile, quindi più le aggressioni al personale della polizia penitenziaria che sono riportati nei dati e una serie di altri elementi che dimostrano una particolare criticità in questo momento del mondo carcerario. Su quali, se posso permettermi, tenda ad incidere, su quali aspetti tende ad incidere immediatamente la proposta di legge Giachetti? Partiamo da questa disamina proprio per poter poi eventualmente indicare dei profili di criticità. L'aumento dei giorni di detrazione dalla pena per ogni singolo semestre di pena scontata da 45 a 60 giorni, l'affidamento al direttore dell'istituto penitenziario del potere di concedere la liberazione anticipata, salvo che il condannato sia in corso in sanzione disciplinare o un rilievo disciplinare che possa pregiudicare in qualche modo la partecipazione all'opera di rieducazione. In tal caso la proposta di legge prevede che il direttore dell'istituto trasmetta gli atti al magistrato competente per territorio, ripristinando quindi il potere di concessione proprio del beneficio proprio del magistrato di sorveglianza. La previsione per i due anni successivi, e questo è un altro dato, ma non del tutto nuovo rispetto alla precedente disciplina in materia di liberazione anticipata speciale, della data di entrata in vigore della legge, di un'ulteriore elevazione della detrazione della pena ai fini della liberazione anticipata da 60 a 75 giorni. Si tratta di un'ipotesi di applicazione retroattiva che è coerente con il testo proposto, nell'ottica anche di un eventuale orientamento costituzionale di attuazione del beneficio a favore del soggetto che può chiedere rispetto allo sconto di pena la stessa possibilità di liberazione anticipata, anche nei due anni di applicazione. La Corte Costituzionale però con sentenza, e qui è il caso di immediatamente citarla, la sentenza 17 del 2021, ci sono anche altre che abbiamo citato, altri precedenti della Corte e dell'orientamento della Corte Costituzionale che in merito sono abbastanza dettagliati, ma questa, la più recente, ha messo in evidenza con riguardo proprio al concetto e all'inquadramento e alla configurazione dell'operazione anticipata che essa è ricompresa tra le misure cosiddette alternative alla detenzione e stabilendo in particolare che in favore del condannato sia disposta la detrazione di 45 giorni per ogni semestre di pena detentiva eseguita. Ciò non implica soltanto che l'esecuzione intramuraria cessi con corrispondente anticipo rispetto alla durata della pena stabilita in fase di cognizione. In linea generale l'applicazione del beneficio comporta anche che 45 giorni in parola si considerano scontati, che rileva ad esempio quando si debba stabilire se il condannato abbia superato le quote di pena necessarie per accedere al beneficio ulteriore. E si spiega ultimamente la ragione per cui la liberazione anticipata può essere concessa in molti casi anche eventualmente condannati all'ergastolo e anche in altre situazioni particolari. La giurisprudenza di legittimità con riguardo sempre alla liberazione anticipata, e la Corte Costituzionale ha fatto riferimento specifico poi alla riserva di giurisdizione con riguardo all'applicazione del beneficio e quindi in ordine al tema della costituzionalità o meno dell'attività rimessa al direttore d'istituto, la stessa giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la ratio del frazionamento semestrale introdotto dal legislatore e con la detrazione che esige il comprovato conseguimento dell'obiettivo della rieducazione e quindi una valutazione di meritevolezza con riguardo alla concessione del beneficio. Lascio poi alla lettura, visti i tempi, del testo e richiamo puntuale anche i vari passaggi della sentenza che si segnala questa giurisprudenza di legittimità che abbiamo anche del 2023 per alcuni anche riferimenti specifici alla natura della specifica puntuale della liberazione anticipata. La disciplina della liberazione anticipata è dunque istituto del diritto penitenziario riconducibile alla dimensione sostanziale del trattamento punitivo,
sviluppo che incide direttamente sulla durata della pena detentiva e la riduce in misura rilevante, comportando quindi un'anticipata scarcerazione del condannato ammesso a valersene ed aprendo anche la concessione di eventuali altri benefici. Con riguardo anche a alcune decisioni che sono anche della Corte europea dei diritti dell'uomo, la famosa sentenza Torrigiani ed altra, un primo applicazione della liberazione anticipata speciale che c'è stata con la disciplina previgente era proprio riferita a questo tipo di valutazione che poi la Corte di Cassazione ha via via esplicitato nel tempo. I profili di maggiore criticità. A partire dalla soluzione escogitata dalla proposta di legge in esame dell'attribuzione al direttore dell'istituto la competenza di disporre l'ordinaria concessione della liberazione anticipata, può rilevarsi che già visto nelle varie audizioni anche in una delle Camere penali che ha visto questo elemento come un elemento di accelerazione del procedimento e di immediata concessione della liberazione come possibilità di poter muoversi in maniera molto più rapida rispetto alla trattazione mediante la ordinaria rimessione della richiesta al giudice sorveglianza. È anche vero però che sul punto va osservato che l'articolo 13 della Carta Costituzionale prevede non solo la riserva di legge, ma anche la riserva di giurisdizione rispetto a ogni forma di restrizione alla libertà personale. Vi è stato chi ha comunque notato che si tratterebbe di beneficio di carattere positivo e che quindi non ci sarebbe una restrizione alla libertà e per trovare spazi, ma francamente non convince questa opinione rispetto alla riserva di giurisdizione che è stata più volte riaffermata dalla Corte Costituzionale. Anche seguendo l'insegnamento più recente della Corte di Cassazione, la sentenza è la 37.080 del 2023, la prima sezione penale, ci dice che la valutazione di meritevolezza del beneficio rimessa al giudice di merito consiste nella verifica del presupposto della partecipazione all'opera di educazione, che non può ridursi alla mera buona condotta carceraria che costituisce la norma del comportamento del detenuto, ma richiede un'adesione pronta ed attiva alle regole che disciplinano la vita carceraria e agli interventi trattamentali. Ciò quindi si inserisce anche questa decisione nel solco del precedente orientamento della Corte Costituzionale in materia. La proposta di legge attribuisce appunto al direttore dell'istituto all'articolo 1 la concessione della liberazione anticipata con l'intento dichiarato di rendere automatica la concessione del beneficio. In tal senso potrebbe apparire esorbitante rispetto alla esegesi costituzionalmente orientata questo tipo di norma, almeno nel suo contenuto di significato immediato. Ci sono, pur condividendo in generale le opzioni di semplificazione dei procedimenti e gli approcci pragmatici intesi a raggiungere risultati concreti in tempi rapidi, come la situazione di affollamento potrebbe portare a richiedere, non sembra di poter accogliere una soluzione che in sostanza attribuisce a un organo amministrativo, qual è il direttore dell'istituto, un potere che si risolve in una degiurisdizionalizzazione del procedimento già coerentemente strutturato nel quale la normativa fedele ai principi costituzionali. Non convince in merito, lo richiamavo anche prima, l'osservazione secondo cui la pratica automaticità della concessione da parte del direttore d'istituto, comportando un effetto che incide in meglio sulla situazione di privazione della libertà, risulterebbe sostanzialmente compatibile con la disciplina costituzionale che impone la riserva di giurisdizione rispetto a ogni forma di restrizione della libertà. E non è del tutto convincente, come dicevo prima, questo tipo di orientamento. Egualmente l'eventuale previsione, della possibilità, che non è qui prevista nella proposta, di impugnazione giurisdizionale della decisione del direttore d'istituto che neghi la concessione del beneficio, non pare in grado di soddisfare le esigenze di tutela sottese al principio enunciato dall'articolo 13 della Costituzione. Altre considerazioni sono fatte in ordine nel testo a questa interpretazione possibile, che potrebbe in qualche modo sostenere la proposta, ma noi riteniamo che non siano del tutto convincenti. Certo è che se si dovesse pensare a una rimessione al giudice di sorveglianza previa valutazione istruttore del direttore di istituto, si potrebbe trovare forse una coerenza sistematica nel tipo di disciplina così come proposta anche sotto il profilo costituzionale. La liberazione anticipata speciale, c'è una prassi applicativa ed ulteriori criticità. In ordine alla liberazione anticipata speciale, appunto, è da ritenersi che
è un rimedio che è stato ritenuto sintomatico e transitorio di carattere contingente, già sperimentato nel 2013 a seguito della sentenza della Corte di Torvigiani. Tale istituto mostra i limiti della sua efficacia deflattiva, considerando che dopo pochi anni dalla cessazione della sua vigenza i movimenti di ingresso e i correlati tassi di sovraffollamento hanno ripreso a riproporsi in modo crescente. Mi riferisco alla legge 21 febbraio 2014 numero 10 di conversione del decreto legge 26 dicembre 2013 numero 146. Anche su questo aspetto i dati che riportiamo dimostrano quali sono stati poi i movimenti in ingresso e in uscita rispetto appunto all'applicazione di questa misura immediata di natura deflattiva. Anche qui credo che sia opportuno ricordare che la liberazione anticipata, come dice la giurisprudenza anche di legittimità, non è tipicamente uno strumento di contrasto al sovraffollamento, bensì una manifestazione del trattamento penitenziario individualizzato in funzione rieducativa e di reinserimento sociale, come il duplice effetto di cancellazione di quote di pena e di anticipazione delle soglie di ammissibilità degli altri benefici penitenziari. A tale proposito, la Cassazione ha ribadito anche nel 2023 che la concessione della liberazione anticipata non può essere subordinata, come dicevamo prima, alla mera regolarità della condotta. Quanto all'attribuzione della competenza in merito alla concessione della liberazione anticipata dei direttori degli istituti penitenziari in caso di assenza di rilievi disciplinari, andrebbe ribadito come sia ravvisabile da questo punto di vista, in base alle considerazioni svolte, un doppio profilo di sospetta incostituzionalità: la violazione del principio di riserva di giurisdizione in materia penale, desumibile a sentenza della Corte di Cassazione che abbiamo già citato, 17/2021, ma anche 204 del 74 e 32 del 2020. L'automatismo sotteso alla formulazione della norma in esame e la conseguente attribuzione di competenze nei termini che la giurisprudenza costituzionale già più volte censurato determinerebbe anche un aspetto rilevante da considerare in ordine alla valutazione di meritevolezza e alla effettiva partecipazione all'opera di rieducazione. C'è un altro elemento che, visto che nelle varie audizioni è stato richiamato e che nella precedente disciplina era oggetto di esclusione, cioè la mancata esclusione nell'ambito di operatività del beneficio prospettato agli autori di reati di quell'articolo 4 bis ordinamento penitenziario, almeno dei reati della prima fascia, che comporta il rischio che soggetti appartenenti alla criminalità organizzata possano godere del beneficio per la semplice buona condotta, indipendentemente dal concreto accertamento della rescissione dei legami criminali. Tuttavia, ove il Parlamento riterrà di conservare la competenza della magistratura di sorveglianza rispetto, quindi modificare rispetto all'attuale assetto proposto dall'onorevole Giachetti, sulla valutazione della liberazione anticipata sarà necessario prevedere ovviamente il potenziamento degli organici dell'ufficio di riferimento. Si segnala a tal proposito l'espletamento del concorso per l'assunzione di personale dell'ufficio del processo e che almeno una quota di detto personale venga destinata all'ufficio di sorveglianza, perché è evidente che ci sarebbe un'implementazione di richieste. E noi nella relazione, lo riassumo così velocemente, abbiamo previsto anche la fissazione normativa di eventuali criteri di priorità, qualora fosse il Parlamento scegliesse di affidare alla magistratura di sorveglianza, criteri di priorità nella trattazione per questo tipo di istanze, in modo tale che possano i magistrati, appunto in termini come dire, ragionevoli, poter decidere sulla base appunto anche dell'istruttore, del format istruttore in qualche modo, quindi di natura cartolare, già determinato e prodotto dai direttori d'istituto. Questa potrebbe essere un'eventuale soluzione. Richiamiamo anche qui, vedo i tempi si restringono e lo rimando eventualmente a vostre domande o agli standard internazionali di possibili soluzioni normative nell'ambito dell'ordinamento italiano. Bisogna ricordare, lo richiamo velocemente, che noi siamo rispetto al Comitato di prevenzione della tortura europeo, noi siamo meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e con riguardo anche le pene inumane e degradanti, e il CPT europeo ha già individuato una serie di valutazioni di elementi anche in materia ad istituti che possono essere afferenti alla liberazione anticipata e anche individuato degli aspetti necessari che sono da accompagnare a queste misure. Per esempio sulla quantità minima di spazio vitale e sul numero
massimo, il limite massimo assoluto per il numero dei detenuti, il numerus clausus. Nella maggior parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa, infatti, esistono alternative alla detenzione, ma sono ben lontane dall'essere efficaci, in quanto il ricorso a queste misure non detentive è modesto, lo dice anche il CPT in questo senso. Quindi c'è uno spazio per intervenire su queste misure, che anzi è in qualche modo indicato dal CPT come una delle ulteriori possibili opzioni sistemiche rispetto alla sua liberazione anticipata. L'indulto o l'amnistia ferma la piena, come dire, discrezionalità politica da parte degli Stati membri, possono aiutare a garantire e a gestire una situazione critica, ma non possono costituire una risposta sostenibile nel lungo periodo. Così come altri rilievi sono fatti, e richiamo appunto allo scritto, soprattutto con l'esperienza del CPT, che ha dimostrato che la lotta al sovraffollamento carcerario richiede un approccio sistemico e un'azione concertata da parte di tutti i soggetti interessati, con un complesso di misure non riferibili solo ad un singolo provvedimento. Quindi mi rimetto allo scritto. Per quanto riguarda alcuni dei vari dati che abbiamo riportato, io qui anche richiamo il testo, l'unica questione che voglio ancora, visti i tempi, trattare è quella finale relativa ad altre possibili soluzioni normative che possono essere eventualmente valutate con riguardo anche a una effettiva incidenza sul sistema carcerario attuale. Allora, in questo senso, l'opzione potrebbe essere quella di intervenire sulla legge 199 del 2010 attraverso un meccanismo che può essere simile a quello proposto dall'onorevole Giachetti. Vediamo se lo riassumo in tempi brevi. Potrebbe essere predisposto, come dianzi accennato, un format in modo che agli uffici di sorveglianza giunga l'istanza comprensiva di tutte le formazioni necessarie, anche quelle di polizia, con riguardo ai soggetti che abbiano raggiunto un termine di espiazione di pena di 18 mesi. E quindi 3 mesi prima poter inviare tutta la documentazione, così come più o meno indicato anche nella proposta Giachetti, in modo che il magistrato, con criteri di priorità, possa intervenire e già sulla base dell'individuazione di un domicilio, perché la 199 richiede quello, e sappiamo la difficoltà nell'individuazione di un domicilio, anche questo è un tema da rimettere all'intervento del Parlamento per far fronte a questo tema. La 199 del 2010 è tutta costruita intorno a questo tema, però potrebbe essere un'opzione possibile anche qui sulla base di una finalità della pena che abbia come centralità il valore della persona e che sia interpretata e applicata secondo principi che sono abbastanza noti, cioè applicazione e interpretazione in base al vincolo interno che ogni normativa e produzione normativa deve avere, che è quella dell'orientamento fra più possibili interpretazioni a quella costituzionalmente orientata. Quindi in questo senso già il materiale normativo esistente alla 199 del 2010 potrebbe consentirlo, sulla base di un procedimento rimesso al direttore d'istituto e quindi di natura cartolare e poi 3 mesi prima inviata la documentazione relativa al giudice di sorveglianza e quindi ferma la riserva di giurisdizione, potrebbe essere un modo per applicare e interpretare quella disciplina in senso orientato costituzionalmente per avere una soluzione in questo momento di sovraffollamento. I temi poi che noi abbiamo trattato sono anche altri in questa relazione, ma ho tracciato velocemente per stare nei tempi quelli che sono i punti fondamentali. Grazie. Grazie a lei, Presidente. Quindi chiedo se vi sono deputati che intendano intervenire. Onorevole Giachetti, prego. Sì, io vorrei fare 3 semplici domande. Al microfono, onorevole. Che... Grazie, sì, non sono abituato. No, io volevo fare tre semplici domande facendo una premessa, ma sarò rapidissimo in tutte e tre le cose. È chiaro che noi ci troviamo in una situazione, signor Garante, nella quale stiamo rapidamente traguardando la cifra dei 65.000 detenuti che portano un sovraffollamento che in alcuni carceri supera il 250%.
I dati che ci arrivano dai suicidi in carcere, se proiettati alla fine dell'anno, ci danno un quadro che raggiunge il doppio del massimo che è stato raggiunto nel 2022. A questo si aggiungono ovviamente tutti i problemi che all'interno del carcere derivano da un sovraffollamento del genere, compreso quello, quando noi parliamo giustamente di un percorso che deve anche, come dire, garantire la rieducazione, non soltanto il fatto che non siano state commesse determinate cose, lei si rende perfettamente conto che in una situazione di sovraffollamento di questo tipo, qualunque tipo di attività che possa essere utile al detenuto per raggiungere questo obiettivo, non dico che è resa vana, ma è resa quanto meno complicata, per usare un eufemismo. Alla luce di questo io le chiedo, la proposta di legge si compone di tre parti, una è quella di cui lei parlava sui direttori e già su questo ci ha detto come sono le cose, l'altra è una norma che incide su una norma esistente e che semplicemente porta da 45 a 60 giorni la premialità. Segnalo che questa dal punto di vista burocratico non comporta alcun aggravio per i giudici di sorveglianza, perché semplicemente è un fatto matematico. Devono fare delle pratiche nelle quali devono decidere se dare o meno 45 giorni ogni 6 mesi, dovranno stabilire se anziché darne 45 ne darne 60. E questa è la mia domanda, è: secondo lei è realizzabile, è possibile, la ritiene una cosa utile ai fini della situazione carceraria questa norma? La terza domanda che vorrei fare è: atteso che noi abbiamo un problema emergenziale di sovraffollamento, io adesso studierò meglio questa proposta che lei, di cui lei ha parlato sul rispetto alla 199, mi sembra che qualche problemino oggettivo lo avrebbe, se non altro perché già lo abbiamo quando la dobbiamo applicare per altre cose, ma non credo che sarebbe a effetto immediato, quindi il tema della escalation di crescita delle presenze in carcere, lo dico al garante dei detenuti, è qualcosa che non sarebbe in qualche modo arrestato. Una sorta, lei ha visto che c'era il tema della liberazione anticipata speciale, la funzione di quella norma era una funzione di dare una retroattività in maniera che potesse esserci un qualunque intervento che nell'immediato rompa l'emergenza che potrebbe portarci ai risultati della CEDU. Lei ritiene che sarebbe utile prevedere anche una, poi da capire come modulare, retroattività di una norma? Grazie. Un attimo. L'onorevole Dorso, che così poi il Presidente le risponde, sì, se si appunta alle domande. Prego, onorevole Dorso. Grazie Presidente, io volevo ringraziare il Collegio dei Garanti, il Presidente, il Professore Serio qui presente, anche l'Avvocato Conti che immagino insomma abbia contribuito alla redazione, nasce insomma la vostra sintesi del documento scritto che ci fornite oggi. Allora, io devo dire innanzitutto, insomma, faccio una brevissima premessa. A me dispiace che la vostra audizione sia stata posta, insomma, collocata temporalmente dopo la scadenza del termine emendamenti, diciamo, alla proposta di legge del collega Giachetti, che ci sta dando anche l'occasione di incontrarvi, insomma, e di ascoltarvi, perché mi sarebbe piaciuto, insomma, fare tesoro anche dei vostri dati, delle vostre riflessioni in quella, già in sede, insomma, in fase emendativa. Tuttavia, da questa parte c'è stato comunque uno sforzo di valorizzare alcuni dati di esperienza di cui siamo comunque a conoscenza per portare delle soluzioni, diciamo, anche alternative, in qualche modo guardare in modo un po' più strutturale la problematica, quindi delle carceri, le problematiche delle carceri. In particolare, cosa ci siamo chiesti è quello, diciamo, la domanda che vi voglio fare è su questo dato in particolare. Allora, abbiamo verificato, che abbiamo visto, insomma, nei dati, che ci sono quasi 8.000 detenuti che devono scontare un residuo di pena, o comunque una pena, perché non è in effetti pena residua, da 0 a 12 mesi. Allora io mi sono chiesta,
proprio personalmente come mai si trovino in ristretti in istituti penitenziari questi soggetti che dovrebbero rientrare tra coloro che possono beneficiare della detenzione domiciliare già come presupposti. E allora mi sono chiesta se non fosse perché, ad esempio, non hanno un domicilio idoneo dove poter eseguire insomma, la detenzione domiciliare. E magari penso a detenuti stranieri, che poi abbiamo visto sono quelli che hanno la maggiore incidenza rispetto alla popolazione detenuta, per cui c'è la maggiore incidenza anche dei suicidi. E quindi in qualche modo abbiamo cercato di trovare una soluzione a questo tipo di problematica e nei nostri emendamenti, lo vedrete, abbiamo ragionato sul tema diciamo, delle case di comunità, di reinserimento sociale. Volevo quindi conoscere intanto un'analisi più approfondita se però è nella vostra possibilità, cioè se voi sapete che è davvero come un po' ho ragionato io, cioè se è davvero quella la causa che molti non hanno un domicilio idoneo dove espiare eventualmente il residuo di pena in detenzione domiciliare e se la soluzione di queste case di comunità come diciamo, alternativa praticamente possono essere una soluzione abbordabile insomma, da poter perseguire. Ecco, quindi questa è la prima domanda. La seconda domanda riguarda il potenziamento, quindi la vostra esperienza circa l'offerta di attività trattamentale negli istituti penitenziari. Dobbiamo dire che insomma, con molta franchezza e molta onestà intellettuale anche il capo del DAP in audizione qui già ci ha detto che non c'è un'offerta trattamentale uniforme in tutti gli istituti penitenziari, quindi si va un po' a singhiozzo, alcuni hanno delle serie criticità, in particolare le case circondariali, e anche qui io faccio un collegamento. La maggior parte dei suicidi avviene nelle case circondariali, quindi mi sono spinta a dire, l'ho fatto anche un intervento in aula in questo senso, che forse non è peregrino, possiamo dire così, non è troppo audace pensare anche ad un collegamento tra la mancanza di offerta di attività trattamentale e la disperazione poi alla fine che può portare anche ad atti di autolesionismo fino agli epiloghi più tragici. Quindi una riflessione anche in questo senso. Grazie. Grazie a lei. Ci sono altri deputati? Onorevole Serracchiani, prego. Onorevole Dori, prego. Questo va. Sì, grazie Presidente. Ringrazio ecco, anche il Garante per la sua relazione. E nella relazione il Garante appunto ha affermato che la liberazione anticipata rientra più nell'alveo degli strumenti di rieducazione, nel caso specifico proprio per valorizzare la cosiddetta anche buona condotta, più che una soluzione al sovraffollamento, e questo siamo d'accordo. Di fatto però la proposta di legge Giachetti comunque in qualche modo aumentando lo sconto di pena per già dà comunque un segnale, un tampone anche se temporaneo rispetto a questa problematica. Però certo per il sovraffollamento dobbiamo trovare altre soluzioni. Quindi la domanda secca, rapida è proprio questa. Se il Garante ritiene necessario comunque adottare iniziative legislative e quindi anche nel vostro ruolo come stimolo rispetto a una riforma complessiva delle misure alternative alla detenzione carceraria. Grazie. Grazie onorevole Dori. Se la collega Serracchiani. Sì, io non ho capito la proposta che ha fatto il Garante. Allora, intanto risponde a questo. Allora, diamo la. La risposta alle domande e ai quesiti che sono stati posti dai colleghi. Prego, professor Detto. Dunque, sulla questione del sovraffollamento. E i dati sicuramente sono dati che dimostrano che c'è al 23 di aprile siamo a 61.351,
rispetto a una capienza regolamentare di 51.144, di posti regolarmente disponibili di 47.190. Questo è un dato oggettivo sul quale è difficile poter dire che c'è un dato riscontrabile, che noi abbiamo riportato nella nostra relazione anche sulla parte dei dati. Per quanto riguarda il 45-60, cioè l'aumento, voglio dire, ci sono già precedenti nell'ordinamento in questo senso, e quindi non è che l'autorità garante non è che ritiene, come dire, rispetto all'opzione politica della scelta 45-60 non poi seguibile questo scopo, anche ai fini che diceva prima l'onorevole Dori, e cioè quello di dare una risposta rispetto a una misura però appunto tampone. Questo è una valutazione politica e, ripeto, se c'è una liberazione anticipata che se si ritiene dover incidere con questa misura sul sovraffollamento, ferme le criticità che abbiamo segnalato, è una delle ipotesi ragionevoli eventualmente in questo senso. Però, ripeto, ci vuole una valutazione politica in merito o al mantenimento della disciplina vigente con procedure di accelerazione della liberazione anticipata, perché il tema è anche questo. La possibilità che le istanze siano anche valutate normativamente con un criterio di priorità nel trattamento da parte degli uffici di sorveglianza, perché se no ci sono più necessità all'interno degli uffici, più istanze di varia natura, ed evidentemente quello della implementazione dell'ufficio di sorveglianza diventerebbe fondamentale da questo punto di vista. Quindi anche l'ufficio del processo consentito anche per gli uffici di sorveglianza, perché per trattare tutte queste istanze chiaramente ci vuole una risposta anche in tempi che siano, come dire, appunto ragionevoli. Quindi questo però è una valutazione da parte del legislatore, e che noi potremmo considerare, come diceva prima l'onorevole Dori, uno degli elementi di un approccio eventualmente sistemico, non solo questo. Per quanto riguarda la retroattività, anche nella relazione l'abbiamo chiaramente scritto sulla liberazione anticipata speciale, perché già nella disciplina previgente era previsto l'aumento dei 30 giorni rispetto ai 45, con altre finalità, appunto dopo la sentenza Torrigiani. E noi qui lo diciamo chiaramente che prevedere un'applicabilità retroattiva non avrebbe bisogno di un particolare approfondimento, perché appare tale soluzione anche coerente con la fisionomia complessiva di tale istituto nell'ottica esplicitata dal proponente nel testo normativo, cioè in quell'ottica che in qualche modo ricalca anche esperienze precedenti. No, sarebbe, trattandosi di un provvedimento in melius, sarebbe coerente con il sistema, però questo è, ripeto, oggetto di una scelta da un punto di vista politico, chiaramente, perché sarebbe una valutazione in ordine all'applicazione retroattiva, e su questo ci sono anche qui profili di criticità anche sulla attività che devono svolgere gli uffici di sorveglianza. Poi, per quanto riguarda invece l'attività trattamentale, se non ho capito male, giusto? L'attività trattamentale. Sì, ci sono problemi sulle attività trattamentali, disparità in sulle offerte trattamentali rispetto a molti istituti. C'è un grandissimo sforzo in molti istituti, sicuramente l'onorevole ha conoscenza di eccellenze che ci sono su vari territori, sul territorio nazionale, istituti penitenziari, e lo sforzo che molti istituti, pur nel sovraffollamento e in percentuali di sovraffollamento in alcuni istituti che superano anche il 200% in alcuni istituti, la media è 130, ma il sovraffollamento supera in alcuni istituti, nonostante queste difficoltà ci sono sforzi per attività trattamentali. Da questo punto di vista noi abbiamo anche concluso un protocollo d'intesa col CNEL, e c'è la volontà anche dal DAP, abbiamo visto, di implementare rapporti soprattutto con aziende e un'intermediazione con l'attività imprenditoriale, una cultura d'impresa che in qualche modo possa accompagnare le attività trattamentali per consentire una più ampia ed omogenea offerta su tutto il territorio. Per quanto riguarda poi la questione dei suicidi e i collegamenti con la mancanza di attività, ci sono alcune opinioni in tal senso, cioè la sua non è un'opinione peregrina, cioè ci sono degli studi in merito che rispetto alla mancanza di attività trattamentali la determinazione di alcune patologie anche
psicologiche e purtroppo quando ci sono anche patologie psichiatriche c'è da valutare una serie di effetti. Da questo punto di vista noi abbiamo allegato come tabella 23 una tabella nella quale, senza ovviamente riportare i nomi dei singoli soggetti purtroppo morti suicidi, di tutta la situazione, la posizione giuridica, il fine pena, i reati che avevano commesso, per dare un quadro dettagliato per ogni singolo episodio ed ogni evento di quale era la situazione del soggetto. Quindi abbiamo la tabella, la 23, nella quale assieme a quella si possono fare anche considerazioni rispetto a quanto segnalato dall'onorevole D'Orso. Sì, un attimo solo. Dori parla di un eventuale provvedimento tampone. Io penso che la liberazione anticipata, in una valutazione sistemica, fermi i profili di criticità che abbiamo dato, dovrebbe accompagnarsi ad altri provvedimenti. È una misura tampone, abbiamo già visto, non risolve, se non in tempi, forse come misura immediata. Io capisco l'orientamento, anche nella relazione, nel preambolo, l'onorevole Giachetti spiega e dà la sua valutazione, così come l'Unione delle Camere Penali, chiarendo qual è la specifica volontà del legislatore in questo caso, di far fronte ai picchi di sovraffollamento almeno con un provvedimento che in via immediata possa tentare di risolverlo. Io ritengo che, visti i precedenti, può esserci questo effetto deflattivo immediato, ma non rispetto all'opera di educazione e risocializzazione, non una risposta sistemica ampia. Si potrebbero aggiungere altre soluzioni normative, qualcuna l'abbiamo proposta, ripeto, in maniera ampia, poi questo è anche da valutare se quella singola misura possa essere utilizzata. Noi riteniamo che debba aggiungersi ad altre e che in ogni caso si potrebbe tenere conto, a disciplina vigente, con lo sconto dei 45 giorni, una procedura accelerata perché la liberazione anticipata sia applicata, perché spesso non si riesce ad avere provvedimenti proprio per il numero e necessità di accertamenti che devono essere svolti. L'ultima era, se non sbaglio, del Sempedori, iniziative legislative. Sì, ci devono essere sulle misure alternative un'ulteriore attività da parte del Parlamento, su questo non c'è dubbio, per consentire alle misure alternative ad accompagnarsi ad altre misure in un approccio, mi pare, ampio e sistemico. Mi è sembrato, da quello che ho visto in anche dichiarazioni recenti del Governo, che ci sia questa volontà di approcciare sistematicamente la questione, però bisogna aspettare i singoli provvedimenti per fare una valutazione. Non so se ho risposto sufficientemente. Riprendendo un'osservazione che l'onorevole D'Orso ha fatto con riferimento al problema ostativo, ad una più rapida soluzione al tema delle detenzioni inferiori ad una quota di significativa, cioè il problema della mancata indicazione o della mancata disponibilità di un domicilio. Proprio l'osservazione finale che abbiamo svolto nella relazione conduce ad una valorizzazione delle ipotesi e dello spettro di soluzioni che la legge 199 del 2010 offre. Giustamente l'onorevole Giachetti si preoccupa delle possibili lungaggini che questo provocherebbe, ne siamo perfettamente consapevoli, però la logica è quella appunto del sistema, cioè di predisporre una quota considerevole di misure convergenti verso lo scopo della decongestione e della risocializzazione del detenuto. Per rispondere specificamente al quesito dell'onorevole D'Orso, la valorizzazione, la combinazione della proposta di legge in discussione con alcune disposizioni già contenute nella legge 199 del 2010 potrebbe portare, per esempio, all'accorgimento di lasciar dichiarare a quella frazione di detenuti pronti ad espiare una pena non rilevante dal punto di vista quantitativo, quale domicilio, nell'ipotesi
dovessero fruire della detenzione domiciliare, a quale domicilio far riferimento. Questo, come dire, risolverebbe l'imbuto che spesso che preoccupa giustamente l'onorevole Giachetti, che poi, come dire, a valle della possibile esecuzione della detenzione domiciliare si pone, cioè la mancata disponibilità del domicilio. Quindi sicuramente l'opinione del garante è che questo disegno di legge non potesse trovare un momento migliore per la sua presentazione, data la drammaticità, che tuttavia esiste, come dire, un patrimonio, un giacimento normativo al quale attingere simultaneamente per portare ad un risultato. Mi si è permesso svolgere due osservazioni che il Presidente, per ragioni di tempo, non ha potuto svolgere. Primo, o meglio, solo in parte, il tema della degiurisdizionalizzazione. Il tema della degiurisdizionalizzazione può portare ad esiti non controllabili, perché, che, come dire, l'intero scenario resti confinato nei limiti della giurisdizione è una garanzia culturale, istituzionale e direi anche morale per questo Paese. Ecco perché non guardiamo con preoccupazione. La seconda questione è il fatto che il garante ha sempre, sin dal momento del suo insediamento, prestato attenzione a uno dei messaggi più davvero pressanti che il Presidente della Repubblica ha rivolto, quello della rivalorizzazione della medicina penitenziaria, una medicina dedicata cioè a persone che per patologia, ma direi per condizione mentale, si distaccano rispetto alla media delle patologie. Grazie professor Serio. L'onorevole Serracchiani, prego. Grazie Presidente, scusi ma devo spostarmi perché non funziona neanche quello a mia disposizione. Ma allora, intanto ringrazio anche per l'ulteriore precisazione, perché confesso che non avevo ben capito se c'era un favore o una contrarietà rispetto alla proposta, perché pur comprendendo e condividendo la esposizione relativa alla riserva di giurisdizione, che credo francamente tutti gli auditi abbiano messo ben chiaro e in qualche modo risulta anche dagli emendamenti che sono stati presentati, dall'esposizione e nella relazione alcuni passaggi confesso, ma colpa mia, probabilmente non ero sufficientemente attenta, non mi risultavano chiari. Io credo però che al di là, diciamo, della natura allora temporanea della liberazione anticipata, oggi noi siamo nelle stesse più o meno condizioni, se non più gravi. Leggendo gli allegati che sono stati depositati alla memoria del garante, effettivamente i numeri sono impressionanti, cioè noi abbiamo già più 14.000 detenuti rispetto a quelli che regolarmente avrebbero il posto. In più, quello che risulta, e non può essere diversamente, perché continuando a fare reati una volta a settimana, perché ieri ce n'è stato un altro sull'intelligenza artificiale, siamo passati dall'orso marsicano all'intelligenza artificiale, passando per la rivolta in carcere, la resistenza passiva, il decreto Caivano, ad oggi, e i dati sono quelli che ci fornite, a fronte di ingressi notevolmente aumentati nell'ultimo anno, ci sono uscite che sono notevolmente diminuite nell'ultimo anno e quindi, come dire, è inevitabile, cioè continuano a entrare e non continuano ad uscire. Di conseguenza il sovraffollamento è ormai un dato certo e certificato. La liberazione anticipata serve in questo momento con uno spirito indubbiamente deflattivo, ma vorremmo dire anche con uno sguardo più di medio e lungo periodo. Allora, intanto, un dato che non ho colto ma magari c'è e la leggerò con più attenzione. A me risulta che sono diverse le magistrature di sorveglianza che già oggi concedono questo beneficio ed altri benefici sulla base dei trattamenti disumani e degradanti che riscontrano all'interno del carcere. Quindi di fatto la magistratura di sorveglianza sta già, agendo prima ancora che ci siano norme che in qualche modo diano questa possibilità, proprio perché riconosce quella stessa magistratura di sorveglianza che le condizioni di vita all'interno del carcere sono degradanti e disumane, pertanto concede i benefici.
A me risulta che ci siano, le chiederei garante se lei lo sa e quanti sono e perché vengono appunto fatti questi provvedimenti sulla base di questi trattamenti degradanti e disumani. Quindi vuol dire che si ha la coscienza che all'interno delle carceri la situazione è una situazione non vivibile. La seconda domanda che volevo fare era legata anche diciamo alla questione di procedura che lei indicava. Ricordo che la 199 del 2010 nasceva con il governo Berlusconi all'interno, anzi insieme, al cosiddetto piano carceri. Qui semmai il problema è che non c'è il piano carceri, ma non nel senso che ne vogliamo costruire degli altri. Non c'è un'idea precisa sulla gestione, diciamo così, del carcere attualmente oggi, né ci sono sufficienti risorse per intervenire sulle tante, purtroppo, criticità che le carceri italiane hanno oggi, sia in termini di edilizia, sia in termini di spazi trattamentali, sia in termini di tutto quello che lei sa. La 199-2010 interviene, diciamo, sulla fase... Pregherei alla sintesi, onorevole Serracchiani, perché abbiamo purtroppo... Sì, ma sto parlando... Vabbè, ho capito, no, però... Se abbiamo da rivolgere delle domande, prego, no, nessuno se vuole finire, limitare... Stavo arrivando alla domanda. La prima gliel'ho già fatta, la seconda gliela sto facendo, ma se non facevo questa introduzione non so se il garante era in grado di rispondere. Poi magari una, in grado di rispondere. Una media comprensione. Appunto, prego. Cioè, però, siccome la mia è un po' più lontana e più lenta della sua, cercavo di arrivare al punto in modo da farmi prego, capire. Prego, onorevole Serracchiani. Allora, stavo dicendo, noi per esempio tra gli emendamenti che abbiamo depositato, lei immagino sappia garante come funziona, no? Cioè ogni semestre si chiede l'applicazione del beneficio. Ogni semestre però si apre un fascicolo a parte, quindi per ogni domanda c'è un fascicolo sul quale va fatta l'istruttoria, sul quale il magistrato deve decidere, non sempre lo stesso magistrato, a volte il detenuto ha cambiato anche il carcere e non è detto che si abbia questa contezza. E lei stesso riferiva che sulla 199 del 2010, lo diceva anche nell'intervento il dottor Serio, il problema è la lentezza nella procedura. Domanda, ma non sarebbe più semplice se si tentasse di introdurre il fascicolo del detenuto, cioè all'ingresso il detenuto viene informato della durata della sua pena e di tutti i benefici di cui può diciamo essere che gli possono essere concessi e che quindi utilizzando un solo fascicolo e non riaprendo sempre l'istruttoria per ogni semestre di domanda si possa semplificare la procedura invece di complicarla con un'istruttoria che viene rifatta di volta in volta ogni 6 mesi? Questa era la prima domanda. La seconda domanda, sempre su questo, su questa particolarità, era legata alla 199 del 2010. Mi pare di capire che nella 199 del 2010, mi pare di aver compreso dall'ultimo intervento, la differenza sarebbe il fatto che il detenuto potrebbe indicare un qualsivoglia domicilio e non necessariamente quello nel quale effettivamente avrebbe apposto la propria residenza perché appunto per X motivi non ce l'ha. Ho compreso bene, questa sarebbe la modifica che viene richiesta, nel qual caso sarebbe ovviamente una modifica anche normativa. Grazie onorevole Serracchiani. Prego, professor Dettore. E agli esiti rispetto alla valutazione della Corte Costituzionale, nei limiti delle mie conoscenze, onorevole Serracchiani, per quanto possa io conoscere la materia, e i dati che noi abbiamo riportato sono quelli oggettivamente ricostruibili dagli applicativi che noi abbiamo del DAP, ma poi da noi analizzati e considerati non solo sul piano statistico ma anche sul piano appunto generale ordinamentale per gli effetti che potrebbero avere su soluzioni normative che sono, come lei ben sa, rimesse poi al legislatore. L'attività del garante però è anche quella propositiva di dare pareri sui provvedimenti che già sono in corso e in questo caso di valutare insieme alla Commissione quali possono essere le applicazioni rispetto alla proposta Giachetti. Per quanto riguarda gli uffici di sorveglianza, lei come ben saprà, perché vedo che ha parlato dettagliatamente di conoscenza di precedenti giurisprudenziali, non c'è una molto ampia rassegna sull'esecuzione penale. È una delle mancanze nell'ambito delle riviste anche scientifiche nella ricostruzione degli orientamenti. Noi stiamo facendo anche tentativi con collegamenti diretti appunto
con gli uffici di sorveglianza, dai quali tutte le visite che facciamo incontriamo i vari presidenti, l'abbiamo chiesto anche all'ANM di recente, un incontro che abbiamo avuto, di poter pensare a una raccolta di decisioni per avere un'uniformità e, come lei ben sa sicuramente meglio di me, gli orientamenti che si formano alla giurisprudenza di merito sono molto significativi poi anche per degli arresti e delle indicazioni poi da parte della Corte Suprema di legittimità, no? E quindi potrebbe essere significativo e importante raccogliere questi precedenti. Stiamo tentando di farlo con la rassegna che hanno i carabinieri, c'è un accordo che stiamo tentando di chiudere, speriamo a breve, proprio perché manca una conoscenza diffusa. Anche noi abbiamo contezza di precedenti nel senso che lei ha prima indicato, ma non sono recenti, sono di lungo periodo, non è che sono solo negli ultimi tempi, c'erano già da prima decisioni di questo tipo da molto tempo, è capitato anche dopo la sentenza Torrigiani, è successo sulla base poi di applicazione di misure. La difficoltà vera è quello di ricostruire orientamenti uniformi su tutto il territorio nazionale e anche dal punto di vista scientifico una raccolta di tutte le decisioni in modo da avere contezza piena degli orientamenti di merito. Sì, ci sono decisioni in quel senso, anche a noi qualcuna di quelle decisioni è stata segnalata. Le stiamo raccogliendo, lo sta facendo l'autore garante, una raccolta di quegli orientamenti. Per quanto riguarda invece il fascicolo del detenuto, sì, potrebbe essere un'ipotesi. Le faccio presente però che tutte le volte in cui poi si applicano i periodi di sconto, i fascicoli vengono implementati via via e i magistrati di sorveglianza e gli istituti mandano tutte le relazioni anche comportamentali e quindi viene istruito. Ecco perché la proposta, per poi andare alla nostra proposta. La nostra proposta è in modo tale da creare appunto un'attività che non è semplicemente cartolare, di istruzione tale per poi arrivare a decisione sulla 199 a normativa vigente. Noi non abbiamo detto scelta di qualunque domicilio, noi abbiamo rimesso, perché l'autorità garante può fare tanto, ma ovviamente non il legislatore, abbiamo rimesso appunto all'opzione politica al legislatore una valutazione sulla questione del domicilio, perché è centrale evidentemente rispetto all'applicazione della misura. Perché noi abbiamo semplicemente proposto un modello accelerato, ma l'abbiamo anche indicato eventualmente sulla liberazione anticipata, come un modello di accelerazione a normativa vigente, cosa che si può fare a normativa vigente anche sulla liberazione anticipata. Cioè lo stesso modello di creare un format istruttorio, preistruttorio da parte del direttore e poi decisione dell'ufficio di sorveglianza, noi abbiamo proposto che la documentazione venga inviata nell'ipotesi della 199 90 giorni prima. Perché dobbiamo anche tenere presente la difficoltà, e l'abbiamo anche detto, degli uffici di sorveglianza in questo momento, anche come magistrati, anche se ci sono nuovi concorsi. Quindi abbiamo lasciato al legislatore le opzioni. Anzi, l'abbiamo fatto in maniera chiara, forse io non mi sono espresso in maniera chiarissima, però avevo visto da altri interventi che era stato compreso qual era l'indirizzo che avevamo proposto. Grazie. Grazie al professor Maurizio Dettore e al professor Mario Serio, rispettivamente presidente e componente del Collegio del Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Detenute o Private della Libertà Personale. Se deve proprio graficamente aggiungere, perché siamo davvero... Sì, ero notorio già quando ero parlamentare. Prego. Che era notoria la cosa. No, volevo dire, per chiarire, noi manteniamo fermo il nostro indirizzo, le abbiamo risposto all'onorevole Giachetti in base a quella che era la volontà espressa in questa proposta, nel senso che non può essere considerata per i profili di criticità l'unica proposta normativa di risoluzione della questione del sovraffollamento, ma anche più ampiamente sistemica. Può essere eventualmente utilizzata, ma noi riteniamo che ci siano forti profili di criticità che abbiamo evidenziato. In un complesso di misure più sistemico, questa è una valutazione del legislatore. Ora che l'autorità garante possa fare valutazioni che vadano oltre questo aspetto, francamente penso che sia compito del legislatore capire e comprendere quali sono tutte le misure eventualmente avviabili in questo senso. Grazie. Ringrazio i nostri ospiti per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie.